Io leggo preferibilmente i libri gialli, i libri di avventure. Quindi, non so, da piccola, insomma, da adolescente leggevo Will Smith, queste cose qua. E poi Agatha Christie, tutti gialli, queste cose qui. Sono i miei libri, diciamo, preferiti, nel senso che mi piace un libro nel quale tu puoi magari immaginare chi è il colpevole oppure non sai come va a finire, quelle cose lì. Preferisco questo tipo di libro piuttosto che i libri magari che parlano troppo di sentimenti o i libri un po' sdolcinati, ecco queste cose qui, i sentimenti li lascio alla vita reale. Nell'immaginario mi piace più l'avventura, mi piacciono più le cose un po' più, come ti posso dire, un po' più energiche, di energia fisica, insomma, piuttosto che sentimentale, perché i sentimenti sono una cosa che per me è troppo difficile da scrivere, ecco, bisogna essere molto bravi e anche. E quindi così. E quindi quelle sono le mie letture, sono sempre state le mie letture e continuano ad esserlo. A volte rileggo libri che ho già letto perché mi sono piaciuti, anche solo così. E basta. Potremmo aspettarci da te un romanzo ambientato anche nei nostri luoghi Ah o tu vai in sì, altri? no, no, ho in mente un romanzo fantastico, lo dico io, un romanzo in cui sì, viene ambientato tutto sull'Appennino e ci sono pezzi di Appennino e pezzi di, anche proprio lì, cioè di storia, di racconti di nonni o dei genitori, cose così, insomma, perché comunque secondo me il nostro Appennino è ricchissimo di spunti, anche se non sembra. Ci sono storie bellissime e posti meravigliosi, quindi quello che ho già cominciato a scrivere, quello che gli dicevo, che butti giù le frasi dei protagonisti lì, è tutto ambientato nel nostro Appennino e anche ai nostri giorni, quindi non neanche i tempi passati, proprio anche ai nostri giorni. E quindi spero di avere il tempo di riuscire a farlo, insomma, perché mi piacerebbe. C'ho anche già il titolo, ma non lo dico. In bocca al lupo allora, Ecco, in Patrizia. Fatto lupo. Patrizia che per te scrivere sia una sorta di liberazione, di sfogo, vero? Sì, è una sorta di liberazione, perché ti dico, quando, dopo che ho visto questa documentario, questa inchiesta, mettermi lì con l'avviro in mano e poter scrivere, sfogare, buttare fuori tutto quello che in azioni, proprio azioni del romanzo mi veniva in mente, è veramente una cosa che ti fa bene, posso dire anche, proprio anche fisicamente, ti senti meglio. Non so se è una cosa che succede a tutti o meno, e non so neanche se ho scritto questo libro perché proprio avevo bisogno di fare questa cosa proprio di sfogo, però secondo me ti aiuta. Cioè, c'è chi si sfoga, c'è chi va a giocare a calcio, c'è chi fa una corsa, c'è chi invece butta lì le cose anche inventando delle storie sulla carta, e quando alla fine del libro scrivi proprio l'ultima frase, ti senti proprio così, capito? Sollevato, stai bene. Non so Quindi, se. anche se non è proprio, diciamo, l'argomento principale, è stato il documentario sulla prostituzione minorile che ti ha fatto accendere. Sì, mi ha fatto venire la rabbia, capito? Forse la rabbia necessaria per mettersi lì con l'avviro e scrivere tutto quanto. È stato quello lì che mi ha dato lo spunto, perché ti dico, delle cose sentite, ma io non avevo mai immaginato una cosa del genere, capito? Addirittura viene raccontato da una bambina di come questo sfruttatore, chiamiamolo così, abbia ucciso la sua amica, sfruttata anche lei dai pedofili, perché era malata e non voleva lavorare, cioè l'ha uccisa strozzandola davanti a lei. Dico, ma te ti dici, ma come si fa, cioè, a non fare niente, a stare così? Quindi il tuo modo per fare qualcosa è stato scrivere È anche il stato libro, scrivere, esatto. per far riflettere Per far comunque. riflettere, per far, insomma, a un certo punto uno si deve guardare in faccia al mattino quando si sveglia e dici, ma se sai che succedono queste cose, come fai a non fare niente, a stare lì? Non lo so, cioè è una cosa che mi. Perché poi anche noi effettivamente, cioè a volte rimaniamo lì, perché cioè, sai che ci sono, ma poi cosa fai? Fai le cose che fai normalmente tutti i giorni, perché lavori, perché c'è la tua famiglia, perché poi queste cose te le scordi, capito? Ed è forse umano perché è un meccanismo anche per sopravvivere, perché altrimenti. Quindi non è una, come si dice, una imputazione alle persone che stanno lì a non fare niente, cioè gli dico se devi. No, è normale, ce lo facciamo tutti, capito? Il tuo romanzo, anche se
comunque ha velleità di appunto romanzate, di fantasia, potrebbe essere definito come comunque uno scritto di denuncia. Sì, anche se ti dico, non ci sono scene o, cioè non è raccontata la pedofilia nelle sue parti più crude, però è il meccanismo, la causa per cui alcune persone dicono, basta, non si può mica più stare così, dobbiamo assolutamente fare qualcosa e lo fanno nel bene e nel male, perché poi, però il fatto che certe persone facciano quello che hanno fatto per salvare dei bambini deve far riflettere, insomma. Non si deve arrivare a certi livelli, non bisognerebbe averne bisogno di arrivare a certi livelli, bisognerebbe che tutti, capito, facessero di più. Dici che le tue origini hanno contribuito comunque a formarti come Come insomma, idea, personalità, come caratteri? sì, come personalità, come idea, secondo me la gente della montagna, perché i miei genitori sono della montagna, quindi contadini, capito, che lavori nell'orto e devi far fatica per tirare su, zappare, far fatica e poi ti viene il frutto, capito? Quindi i miei nonni erano tutti contadini della montagna, quindi il fatto che fin da piccola io abbia saputo che se vuoi mangiare il pero lo devi coltivare, se vuoi mangiare l'insalata devi chinarti, zappare l'orto, secondo me è una cosa che ha contribuito, capito? Il fatto che io mi dovessi alzare prima di tutti le mie compagne di Reggio Emilia per prendere la corriera e venire a studiare a scuola e poi i miei compagni magari arrivavano in ritardo, secondo me ha contribuito a formare il carattere delle persone, perché secondo me la montagna ti aiuta tanto ti aiuta a diventare un po' più robusto, un po' più solido, un po' più, non so come dire, un po' più energico, insomma, sapere che ti devi svegliare, lavorare e far fatica, perché la vita è dura, ecco, questo ha sicuramente influito. Hai parlato di un secondo romanzo che forse potrà Sì. essere edito? Non lo so, quando non lo so e come neanche, non lo so, spero, ecco, la trama c'è già e i personaggi ci sono già, l'ambientazione c'è già, ti dico quella dell'Appennino, proprio tipo Castelnuovo Monti, tipo insomma Casina, insomma quelle zone lì, quindi c'è bisogno del tempo, che è l'unica cosa che mi manca adesso. Qualcosa da dire agli altri scrittori? Ah, scrivete, scrivete! Scrivete tantissimo perché è veramente bello, secondo me è la cosa più bella del mondo. Poi che se ti pubblicano il libro o non te lo pubblicano, questo secondo me è fine, insomma, è importante perché se poi diventi un grande scrittore, vendi molti libri, questo è bellissimo sicuramente. Però il fatto, ti dico, di mettersi lì a scrivere invece che guardare la televisione è una cosa è veramente bello, quindi scrivete, scrivete, scrivete. Ami rileggere e elaborare i tuoi scritti oppure vai di getto? Di solito vado di getto, poi siccome ahimè sono un po' dislessica, li rileggo perché a volte sbaglio, sono sincera, cioè a volte mi vengono scritte le cose così, siccome scrivo a mano e non a computer, e di solito la mia mente va più veloce della mano, quindi a volte effettivamente allora rileggo, rimetto a posto le frasi, così, però non cambio mai tutto il capitolo, cioè cambio quella frase o quella, di solito scrivo di getto e come mi viene la prima volta mi piace. Ecco, questo è di solito, perché Di quando giorno, di notte? ah, dunque, di giorno quando c'ho tempo, di sera, di notte no, mai. Di notte no, perché di notte sono troppo stanca e dormo. Questa è la verità.